Vi voglio raccontare un aneddoto su cui riflettere. C'era una volta uno scienziato che fece degli esperimenti con un ragno. Riuscì ad insegnargli a saltare a comando. Ragno, salta! E lui saltava. In seguito decise di portargli via una zampa e verificare se il ragno obbedisse ancora al comando. Ragno, salta! E il ragno saltava. Entusiasta della riuscita di questa prova, decise di ripeterlo più volte. Gli portò via un'altra zampa e il ragno continuava a saltare. Poi un'altra ancora e il ragno saltava. Quando al ragno rimase l'ultima zampa, ragno salta! E il ragno saltò. Quando lo scienziato portò via anche l'ultima zampa al ragno e gli ordinò di saltare, il ragno non saltò più. Lo scienziato, pienamente soddisfatto del suo esperimento, fece le sue considerazioni e trasse le conclusioni. Il ragno, privato delle 8 zampe, non risponde più al comando perché è diventato sordo. Lo so che voi direte che più che uno scienziato pazzo, questo era uno scienziato scemo. Ma a tutti noi è capitato, o capita di essere scemi allo stesso modo. Se fate un po' di mente locale e frugate nei vostri ricordi, scoverete certamente più di un'occasione in cui avete tratto delle conclusioni sbagliate che vi hanno portato ad errori di valutazione, più o meno gravi. Ed è proprio così che nascono dicerie e falsi miti. Accade in particolar modo quando a trarre conclusioni scorrette è una persona di nostra fiducia e accettiamo ciecamente come dogma i suoi insegnamenti. Inoltre, una volta accettato l'insegnamento, in futuro è plausibile che si cercherà in ogni modo di dimostrare a noi stessi e agli altri che quanto ci era stato insegnato fosse vero, difendendo la spada tratta. Attenti a questo meccanismo, tutti ci lasciamo fregare in questo modo. Chi più chi meno, proprio tutti. Sì, anche tu che in questo momento fai cenno di no con la testa. Le fake news in cui siamo quotidianamente immersi oggi ne sono la prova inconfutabile. We'll be right back.